cominciando ad addentrarmi nel Botswana. Immediatamente cambia il paesaggio, scompaiono un po' gli alberi, scompaiono tutti questi arbusti molto bassi. Questo perché ormai siamo praticamente dentro il deserto del Kalahari, che tocca Botswana, Namibia e Sudafrica. Anche per questa giornata arriva il momento di cercare un posto tranquillo, sicuro, dove dormire, e io mi sento più sicuro in mezzo agli animali ormai, per cui prendo una stradina laterale e comincio ad infilarmi nella savana. Alla fine passerò un giorno e una notte tra queste savane, tra queste terre, fino a quando, attraverso questa strada un po' più battuta, riesco a ritrovare la via dell'asfalto. E di qui, come ho fatto molte altre volte, decido di dormire nel piazzale di un distributore. Vagabondi, buongiorno, è già pomeriggio. Cosa posso raccontarvi di oggi? Sono fermo come molte volte a un distributore. Questa notte c'erano le vacche dentro qui, un posto un po' strano. Però per chi a quest'ora del giorno, normalmente sapete che io parto la mattina presto, sono ancora qui. Il motivo è semplice: oggi volevo per forza finire un video. Questa è una cosa che spesso non si capisce dai video, quanto tempo va dedicato. Io mediamente 2 giorni sicuri alla settimana per montare, per fare il video, per farvi i video. Dopodiché ne rimangono 4, gli altri 4 devi anche vivere e girare. Delle volte arrivo un po' in ritardo come oggi e quindi devo dedicare veramente una mattinata completa e anche un po' di pomeriggio al montaggio e alla finitura del video. Può sembrare delle volte una cosa pesante, delle volte devo dire che effettivamente lo è, ma non è, secondo me, comunque uno snaturare il viaggio. Penso di aver capito che anche il trasmettere quello che vedo è una cosa che ha la sua grande importanza. Adesso andrò anche con l'occasione a sentire se hanno le ricariche della Orange, perché mi sa che per caricare questo video non c'ho più dati. Vagabondi, dai che fra poco riparto. Mattino o pomeriggio che sia, il panorama non cambia. Di questa savana qui ci sono anche una zona con un po' di più alberi, diciamo sopra il metro. Questa è la Trans-Kalahari Highway, che ovviamente attraversa il cosiddetto deserto del Kalahari per quella che praticamente è il suo lato botswano. Siamo in inverno, ma comunque quello che si vede è sempre un terreno bruciato dal sole. In pieno inverno oggi abbiamo la bellezza di 36 gradi. Questa notte vi dico solo che ho acceso però un po' il riscaldamento, quindi l'inverno porta a questo, una gran differenza tra giorno e notte. Si sapeva già, ma quando lo provi e con queste differenze ti stupisce sempre, anche perché arrivando dal Sudafrica, che è molto più alto come quota, questa cosa un po' viene attutita. Questo per ricordarmi che comunque è sempre deserto. Delle volte il fatto di aver l'asfalto allontana un po' questo pensiero, però il deserto ha sempre il suo modo per ricordarlo. I chilometri passano e mi avvicino sempre di più al nord del paese, dove la popolazione aumenta. Incrocio un villaggio e decido anche questa notte di dormire in un distributore. Eccomi qui, allora. Botswana, deserto del Kalahari, sono qui fermo in una stazione di servizio perché sono sicure, prima cosa, e secondo perché questa sera
avevo bisogno di fermarmi in un posto dove ci fosse una buona connessione. Infatti, con una buona connessione sono solo circa 4 ore e mezzo che sto cercando di uploadare un nuovo video sul canale YouTube. Detto questo, vi mostro cosa faccio questa sera. Ho deciso che è arrivato il momento di sostituire questo pezzo, che è il gancio che va sopra la scaletta dell'auto home. A posto, rimontiamo il tappino e la mia scaletta è di nuovo pronta all'uso in sicurezza. Ribongiorno vagabondi! Pausa in mezzo a questa strada. Come vedete, di qua il bel nulla e di lì il bel nulla. Questa è la famosa Trans Kalahari Highway. Ora sono nel punto un po' più isolato, diciamo che di qui per 380 km non ci sono distributori, c'è solo questa strada. Come vi ho già spiegato, vi ho già detto, l'asfalto dà un'idea di non essere in mezzo a un deserto, però lo siamo. Questa mattina c'è anche questa atmosfera stranissima con questa nebbia. Qui il camionetto, ora riparto e vi mostro quanti struzzi ci sono lungo questa strada. Ma dopo questa bella immagine dello struzzo che caga, è ora di cambiare un po' argomento. Andiamo a conoscere i tagliatori d'erba a mano. We are lack of petrol, say. Please help us with petrol. Secondo voi in questo momento cosa sta dicendo alla signora che non fa altro che gridare da 5 minuti? Molto semplicemente mi ha chiesto della benzina, ma mi viene un dubbio, non ricordo o non sono sicuro di aver capito bene, benzina o diesel? For petrol or diesel? Petrol, sir. Petrol. Yes. Now I try to find something. Thank you. Because I'm diesel. Thank you. Yeah. Mi hanno detto, se avete sentito, che sono rimasti a piedi. Vado a vedere un attimo, che tanto torno dalla parte della strada giusta, perché sovrappensiero per la telecamera, ero tornato a destra. Vado a vedere se trovo un distributore abbastanza vicino, se non hanno messo qualche distributore nuovo a breve raggio, che dal lato di lì erano 155, sembra quasi fatta apposta, quindi vuol dire che di là sono un po' di più. In realtà non ho dovuto fare tutti questi chilometri, anzi al primo piccolo villaggio che ho incrociato mi sono fermato, ho chiesto aiuto per questi operai sulla strada e mi hanno dato delle taniche che avevano direttamente lì, quindi il mio problema di trovare un distributore effettivamente era semplicemente una cretinata. Questa è Africa. Oh my!
uscire fuori strada e di andare a trovare un posticino per fare un po' di campo. Oba! Mi allontano un po' dal camietto perché ha il suo bel sound. Questo è il deserto del Kalahari, come vedete è sabbia, per questo probabilmente lo chiamano deserto. Ho fatto oggi un 150-180 km di queste strade qua, sabbia, alla fin fine, e questo è quello che si vede per chilometri, chilometri, chilometri. Tantissime tracce di animali, come vi ho detto, tantissimi struzzi, e qui ci sono due sentieri. Questo qui è il sentiero, è un sentiero morto, infatti comincia lì e 150 metri più avanti ritorna sul sentiero principale perché è dove ho dormito. Ho dormito qui in mezzo quest'oggi, sinceramente qualche piccola iena, rumore di iene vicino, lontane, non riuscivo a capirlo, però molto tranquillo, questa è la cosa importante. Macchine ne sono passate in 18-16 ore. Ora ho acceso il camietto ed è ora di andare verso nord ancora a cercarmi un bel parco, visto che da quanto ho capito forse con 20 euro al giorno me la cavo, quindi un parco posso anche farlo. Ah, eccoci qua, vedete, per sicurezza ho acceso il camietto, scollegato una batteria, quindi adesso l'alternatore sta caricando una batteria mentre l'altra batteria la carico separatamente con il caricabatterie. Questo serve a tenerle sempre giovani e magari a non grattare sarebbe meglio, visto che non ho fatto il cambio, a tenerle sempre giovani e a durare ovviamente di più. Questa operazione la faccio quando faccio trasferimenti almeno di 200 km, di modo che abbia il tempo di fare il suo ciclo. Bene, continuo fino ad arrivare al parco, che non mi ricordo il nome adesso. Questo è dove inizio, ho lasciato proprio da pochi metri la main road, la strada principale. C'ho 50 km di questa strada qui per arrivare al gate di un parco che voglio attraversare domani. Bene, primi. Vi dicevo, primi 10 km distruggente come pista. Ho provato a cambiare da di qua, ma mi sembra ancora peggio. Il primo pezzo sono riuscito a farlo in 40 chilometri orari, adesso ho dovuto scendere sui 20-22. Vagabondi, sono sceso un attimo perché volevo mostrarvi una cosa. Io stavo correndo a metà strada, cioè vedete, un po' sopra di qua e un po' sopra di qua per evitare il fondo ondulato. Però guardate cosa ho trovato qui mentre passavo. Questi qui sono tutte spine di istrice, o ne hanno fatto fuori uno qui, perché qua ne vedo tante proprio in mezzo alla strada. Guardate, non deve essere bello averle impiantate sulle gomme. Ne ho pestata una. Sì, da qualche parte devono aver fatto un festino di istrice. Adesso le ributto ovviamente su per la rete, perché ovviamente se me le beccano in macchina sono cazzi acidi. E si riparte ancora 27 km. Wow! Eccomi qui all'ingresso del parco. Ciao! Andiamo, qui vedo tutto distrutto, però vediamo se su questa tenda qualcuno ci abita. Penso di sì, perché vedo cosa è attaccato, vedo anche il pannello. Appena usciti dall'ufficio. Allora, come sempre, poi tu guardi i prezzi sui siti e arrivi qui dentro e viene fuori che è il doppio. Con quello che era scritto sui siti, potevo entrare io, la macchina,
e campeggiare. Ora con 190 sono solo io, più altri 90 della macchina, più altri 50 del campeggiare, praticamente veniamo fuori tipo 350. Non sono tanti soldi, ripeto, non sono tanti soldi. Vabbè, questo qui è il modo di gestire. Il governo non vuole il turismo low cost, di conseguenza fa di tutto per evitarlo. Prendetevi un aereo e andate al vostro bel lodge. Nulla, rieccomi qui. Allora vedete, lì c'è l'entrata, mi sono messo su questa altra strada qui in mezzo al nulla, non ci sono reti, non c'è nulla. È venuto il ranger a dirmi che non posso stare qui perché questa qui è zona di elefanti, di andare lungo la strada, ma come è questa lo è anche quella. Eccomi qui parcheggiato per la notte. La mia idea a questo punto per ridurre i costi era quella di parcheggiarmi vicino all'ingresso del parco per poter entrare la mattina presto. Questo per evitare ovviamente il costo del pernotto, quindi del campeggio, ma ancor più per non dover pagare due giornate, in quanto mi avevano chiesto comunque, se fosse entrato la sera, la giornata intera anche del giorno corrente. Nulla, rieccomi qui. Allora vedete, lì c'è l'entrata, c'è nulla, è venuto il ranger a dirmi che non posso stare qui perché questa qui è zona di elefanti, di andare lungo la strada, ma come è questa lo è anche quella. Lì io ho chiesto se potevo stare lì e mi dicono che non si può. Non stanno minimamente pensando alla mia sicurezza, ma pensano soltanto di togliersi una responsabilità. Guardate nel frattempo davanti al camionetto qua con la Zè. Guarda che bellino. This is Africa. Il dilemma dov'è? Trovare posto su questa strada. Allora, la cosa importante è cercare un punto non battuto di elefanti, quindi dove ci sono le fence rotte come qui, non è il caso. Eccola qui un'altra. Vedete, c'è proprio una strada abituale dove passano gli animali che escono di qua poi. Però è già 2 chilometri che corro all'indietro. Questo mi sembra un punto abbastanza buono, perché qua sulla sabbia sarebbe stato comodo mettere. Però è proprio dove c'è la fence rotta. Magari provo a fare ancora qualche metro in avanti. Che dite? Sono grandi. Gli elefanti qui sono veramente grossi grossi grossi, perché ne ho visti ma in fronte così. Guardate questo, è veramente delle belle impronte. Neanche qui, vabbè, avanti. Dalla mappa all'ultima chance, è qui avanti, dovrebbe esserci una pompa, c'è scritto. Dopo ancora una ventina di chilometri continuo a trovare fence rotte, continuo a trovare cacca di elefante grande. Quindi ormai sono più di metà strada, preferisco continuare, tornare sull'asfalto, far 10 km verso nord e andare su un punto che ho trovato che dovrebbe essere più sicuro. Avete visto come l'ultimo che era in coda
ha cominciato ad andare di matto per avvisare tutti gli altri che uscissero. È rimasto in strada finché non ha fatto uscire anche l'ultimo piccolo e poi è uscito anche lui, è stato dato proprio o il maschio o comunque il capobranco, chiamiamolo così. Non so se esista tra le vacche questa gerarchia, incredibile anche questa. Inesorabile è arrivata la fine anche di questo video. Nel prossimo, come vedete, incontreremo Morgan, una persona che incarna tutte le contraddizioni dell'Africa, secondo me. Mi porterà per 3 giorni in giro nel delta dell'Okavango, facendo, come vedete, anche dei grossi incontri. Vagabondi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare le notifiche. A presto, vagabondi!